tutti, oggi commenterò una serie di video che mi sono stati segnalati in relazione all'addestramento, o meglio, pensavo addestramento, in quel caso non li avrei commentati in nessun modo, perché ognuno adotta quelli che considera i suoi criteri e le sue certezze. Premetto che io non ci credevo, nel senso che quando mi hanno mandato questi video io non ci credevo, io pensavo fosse uno scherzo, perché poi ho una serie di amici che insomma un po' di scherzi mi fanno. Io pensavo fosse uno scherzo vero, perché il primo me lo hanno mandato craccato praticamente con WhatsApp. Gli esercizi erano questi: come insegnare il cane a fare batti il 5, come insegnare il cane a fare l'orsetto. Come insegnare al cane a fare il bang. Il bang. Come insegnare il cane a fare l'otto. Non ho avuto il coraggio di guardare. Come insegnare al cane il rotola. Come insegnare al cane il fai ciao. Classicissimo, come insegnare al cane il qua la zampa. È giusto che finisca il mondo? Dopo aver visto un video con come insegnare al cane a fare l'inchino, credetemi, è giusto che esploda proprio in una scritta addestramento ed educazione. Nervoso. Voi sapete che l'homo sapiens sapiens, cioè sapiente di sapere, ce lo siamo dati noi, dato noi questo nome, oggi non sarebbe tale se non avesse incontrato il cane nel corso della sua intera esistenza e della sua intera evoluzione. Questo non sono io a dirlo, ma è la scienza. Mentre ci si interroga su tantissimi fattori, su una cosa non si discute: che l'uomo, grazie al cane, ha potuto permettersi una evoluzione diversa. Prima dormiva dentro le grotte, con il cane ha potuto espandere il suo gregge, lui faceva la guardia e ha cominciato a dormire fuori le grotte. Dormendo fuori le grotte, il cane faceva la guardia a lui, ma anche al gregge eventuale di pecore. Quindi il cane era un cane da pastore e faceva la guardia, così l'uomo poteva avere più pecore, quindi alimentare ed ingrandire la sua famiglia, ma soprattutto poteva dormire sotto le stelle. Dormire sotto le stelle è stata la base predominante dell'evoluzione della mente umana, perché si è emancipata una parte di mente che non era delegata al pensiero, cioè l'uomo ha cominciato a guardare le stelle, a sognare e a pensare. Senza il cane l'uomo sarebbe rimasto dentro le caverne e non avrebbe mai avuto la libertà di cominciare a pensare, perché doveva badare alla sua incolumità e all'incolumità dei suoi. Nel 2018, dopo che l'uomo mi ha fatto diventare quello che sono, quindi mi ha concesso di essere l'inventore del computer, del mouse, di internet, delle automobili, mi ha permesso di pensare alla tecnologia, allo sport, alla vita sociale, alla cultura, alla letteratura, a tutto quello che ha a che fare con il nostro quotidiano. Mi riduco a trattare l'animale, il cane soprattutto, come un organismo da intrattenimento, perché quel cane al quale tu fai fare quelle cose non è più un cane, è un organismo vivente da intrattenimento. Tu, per compiacere te stesso, cerchi di addestrare il cane a fare l'orsetto, l'inchino, il rotola, non stai umiliando solamente te stessa
e questo sarebbe il minimo, o te stesso. Stai umiliando almeno, ma almeno 15.000 anni di evoluzione dell'essere umano, almeno mortificando il rispetto per la cinofilia. Vero? Il cane è un animale da compagnia, ma non è un organismo vivente da intrattenimento. Fai quei video, quei tutorial, tu non sei un addestratore / addestratrice. Vieni a fare l'inchino a un cane mio. Vieni a insegnare l'inchino a un cane mio. Davanti a me però, ok? Con i polpettini, le cose. Tu non sei un addestratore. No, non sei neanche un educatore. No. Tu sei un ammaestratore, tipo quelli del circo, un ammaestratore senza frusta, quella che schiocca veramente però, non quella che viene usata nelle prove da lavoro. Tu sei un ammaestratore, devi andare a lavorare al circo, che è un'altra cosa. Non esiste nulla di più sleale di sottotitolare addestramento o educazione e far fare degli esercizi così umilianti per il cane. 15.000 anni minimo che accompagna l'evoluzione dell'uomo, fai l'orsetto. Se io fossi quel cane, cos'è che ti manderei? Là. Si parla spesso di diritti degli animali, no? Ed è giusto. Dove si sconfina? Qual è un diritto dell'animale, anche del cane, che non deve essere messo in ridicolo e si deve rispettare la sua evoluzione, il suo essere cane, e non così un qualcosa di organico sul quale poter lavorare per compiacere il proprio io? Questo è un mio sondaggio personale, perché in relazione a questo deciderò se continuare a fare dei video sui cani o meno, perché se i dislike saranno superiori ai like, e quindi se questo video non vi sarà piaciuto, significa che in rete chi va in cerca di tutorial per il proprio cane è convinto che che ammaestrare un cane equivalga ad addestrare un cane. Sono due cose completamente distanti, sono due cose che non hanno a che fare una con l'altra. Uno è un gioco ridicolo che mette in ridicolo il cane, l'addestramento o l'addestratore, parliamo ora dell'addestratore, è un lavoro serio per il futuro, è un lavoro del quale si avrà sempre più bisogno, non solo in Italia ma anche nel mondo. È un lavoro che si impara negli anni, col tempo, con l'esperienza. È un lavoro che ha una sua lealtà nei confronti del cane. Ed è un lavoro che non prevede nulla di tutti quei giochini. I giochini sono un'offesa al cane, alla storia del cane, all'uomo e a chi li fa, però a chi li fa. Morale, se siete per quella voglia di conoscenza cinofila, io non c'entro niente. Via dal mio canale, mettete dislike e deciderò eventualmente di non fare più video, perché io vi giuro che non credevo esistessero cose simili. Cioè io non pensavo ci fossero persone capaci di mettere così tanto in ridicolo un animale. Ne ho viste tante di cose, ho visto le torture, ho visto delle cose, e certamente non si equivalgono, ma sotto un aspetto mentale, vedere un cane ridotto a fare l'inchino, il rotola e l'orsetto, non ci siamo per niente. Il cane non è un gioco, non è un passatempo, e addestrare i cani, essere un addestratore, è una professione molto ben pagata, forse non in Italia, ma se fatta con criterio è una bella professione che tanti ragazzi si accingono a fare in giro per il mondo dove ce n'è bisogno. Rispettate il lavoro, un pochetto così, vergognatevi per quei video che fate. Andate in un campo di lavoro a vedere come lavora il cane. Va bene tutto, fly ball, agility, hippo, schutzhund,
Mondioring, va bene tutto. Chiedo scusa se dimentico qualcosa, qualche disciplina. Frisbee, va bene qualunque cosa. Ma se vi considerate addestratori facendo quelle cose, un chino, via, 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 via voi o via io. E con me tutti quelli come me. In una parola, fate schifo, rispettate la natura del cane. Il cane non si inchina, chiaro? Il cane non fa l'orsetto, chiaro?